Padre nostro, Signore Dio onnipotente, questa sera veniamo davanti alla tua presenza nel nome di Gesù. Ti ringraziamo, Signore, per questa bellissima serata. Signore, grazie per quest'opera, per questa comunità di San Sebastiano al Vesuvio. Signore, siamo felici di appartenerti. Siamo felici, Signore, di come ci stai portando avanti, ci stai sostenendo. Ed insieme di un sol cuore vogliamo offrirti questo culto. Vogliamo darti la lode, la gloria, l'adorazione che ti è dovuta. Signore, inizieremo questo culto cantando, lodando il tuo nome. Gloria al tuo nome. Vogliamo celebrarti, Signore, se in questo giorno, Signore, cantiamo con tutto il nostro cuore, perché tu hai fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Grazie per la salvezza, grazie per il battesimo nello Spirito Santo, grazie di come ti stai prendendo cura di noi. Ti chiediamo di consolare il cuore della famiglia Erbaggio. Signore, stendi la tua mano, benedici questa famiglia, Signore. Signore, ristabilisci il cognato del fratello Perna. Signore, tutti gli ammalati davanti a te. Alleluia, coloro che sono nei letti di infermità e stanno soffrendo. Signore, tu conosci i bisogni, le necessità. Oh, quanti bisogni ci sono in mezzo ai tuoi figlioli, al tuo popolo, i nostri figli che ci fanno gridare a te. Signore, salvami, opera. Ed ora benedicici, guida il coro, Signore, che leverà a te il canto, alleluia, e parla ai nostri cuori. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Gloria. Grazie, Signore. Col cuore rivolto al Signore iniziamo questo culto. Alleluia. Nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Grazie al nostro Signore, il suo amore.
Yeah.
Oh,
noi ti ringraziamo dalla profondità dei nostri cuori, come tu sei qui presente ancora una volta questa sera, pronto a benedire la nostra vita. Lo stai incominciando a fare, Signore, attraverso il canto. Oh Signore, perché mentre che noi innalziamo le inni a te, le lodi a te, tu benedici i nostri cuori, la nostra mente, la nostra vita, Signore, e noi ne troviamo beneficio. Ti ringraziamo per questa corale, ti ringraziamo per ogni membro, Signore, di questa corale che sente insieme a me il vivo desiderio di lodare il tuo nome, Signore. Ci sono tanti modi per proclamare l'Evangelo, per predicare la grazia di Dio. Noi lo facciamo attraverso il canto, Signore, questi desideri, innalzare solo te, degno di lode, per l'opera meravigliosa che hai compiuto nella nostra vita e per quelle che tu stai continuando a fare. Signore, benedici questa sera questi cari che sono qui in mezzo di noi. Grazie, Signore, perché hanno mantenuto la promessa e quelle di onorarci questa sera nell'ascoltare non solo questi cantici, Padre, ma la tua parola. Oh, e noi ti preghiamo affinché tu questa sera puoi ungere ancora una volta le labbra del tuo servo, la tua parola possa penetrare nei cuori, scendere nella profondità e tutti possono dire: bene è stato per me andare nella casa del Signore. Signore, siamo nella gioia, anche se le difficoltà non mancano, anche se i problemi si presentano, anche a noi ci troviamo, Signore, in difficoltà, ma tu sei con noi, sei il nostro pastore, il nostro guardiano. Io il tuo amico fedele, colui che ci protegge e benedice di noi, dopo ce ne andremo. Signore, tu hai parole di vita eterna, tu sei tutto per noi. Noi abbiamo fiducia di te, Signore, noi abbiamo fiducia di te, perché hai iniziato un'opera nella nostra vita e continuerà a farlo. Benedici, Signore, il fratello Lelo Cucrano, benedici pastore questa comunità, gli afflitti, gli scoraggiati, i giovani, tutte le attività che si svolgono per la tua gloria. Signore, portaci avanti, il nostro desiderio è quello di fare meglio, sempre di più la tua volontà, perché vogliamo entrare nel regno dei cieli. Non guardiamo a destra e a sinistra, non vogliamo guardare agli altri, ma vogliamo guardare Cristo il Signore e a lui dare tutta la lode e la gloria da ora in eterno. Giovanni capitolo 3 dal verso 14, bellissimo testo della parola che conosciamo in tanti. Dio ci benedica. Amen. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Signore, parla. Dopo leggeremo qualche altro verso. Qui nella parola del Signore ci troviamo dinanzi a un incontro di un uomo, Nicodemo, che va da Gesù. Nicodemo era uno dei capi religiosi, aveva un cuore arido e sentì il bisogno, la necessità di incontrarsi con Gesù. Potrei parlarvi di tante altre cose, ma voglio andare subito a quello che è il tema, quello che Dio ha messo nel mio cuore. Nicodemo si incontra con Gesù, Gesù parla della nuova nascita. In verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Avviene un dialogo tra Nicodemo e Gesù e poi Gesù gli prende un esempio dell'Antico Testamento per portarlo a considerare l'amore di Dio. E gli dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, ci ricordiamo che nel libro dei Numeri al capitolo 21 c'è questo passo che Nicodemo come capo religioso conosceva bene e che quindi può considerare insieme a Gesù quello che è l'amore di Dio, quello che è la grazia di Dio, quello che è il perdono di Dio dato gratuitamente all'uomo. E quando Gesù dice a Nicodemo: Mosè innalzò il serpente, ti ricordi, Nicodemo, quando il popolo di Israele ha peccato e che dei serpenti sono venuti e mordevano il popolo e quindi il popolo
man mano stava morendo l'uno dopo l'altro con il veleno del serpente. E poi il popolo ha iniziato a gridare a Dio. Fratelli, se leggiamo solo i primi capitoli del libro della Genesi, ci accorgiamo quanti, questo serpente antico, quanti danni ha fatto e quanti cerca di fare ancora nella Chiesa, nella famiglia e nei nostri cuori. Come il serpente antico ha fatto cadere Adamo ed Eva, come il serpente antico ha messo Caino contro Abele, come il serpente antico ha fatto sì che al tempo di Noè l'uomo fosse così malvagio da cercare solo malvagità, come il serpente antico ha aizzato il cuore dell'uomo a costruire la torre di Babele perché volevano arrivare a Dio con i loro mezzucci, farsi un nome. Ma che nome ci dobbiamo fare noi? Noi abbiamo un solo nome, Cristo Gesù il Signore. E potremo ancora continuare. Ma Gesù disse a Mosè: prendi un serpente di rame, mettilo su un'asta, e tutti quelli che sono stati morsi dal serpente o che verranno morsi dal serpente, se alzeranno lo sguardo e guarderanno quel serpente, loro riceveranno la vita. E quindi Gesù qui dice a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, cioè Dio diede a Mosè, Mosè al popolo, una soluzione, la soluzione di Dio. Noi vorremmo la nostra soluzione per essere salvati, noi vorremmo il nostro antidoto, e l'uomo sta cercando ancora un antidoto e non ha capito che Dio già l'ha dato per amore. Amen. E questo è Gesù Cristo. Vi ricordate, fratelli, quando eravamo pieni del veleno del serpente? Pieni, come aveva distrutto le nostre case, le nostre vite, izzando Caino contro Abele. Vi ricordate, fratelli, quando c'era orgoglio, presunzione, malvagità, peccato, idolatria nei nostri cuori? Eppure un giorno Dio, che ci ha tanto amato, ecco, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo, cioè Gesù, sia innalzato il Calvario alla croce, affinché chiunque crede in lui, affinché chiunque alzi lo sguardo e guardi Gesù. Bene, stasera Dio ci mostra ancora una volta la più grande delle manifestazioni dell'amore, il Calvario. Gesù, fratelli, possiamo dire gloria a Dio? Gesù, fratelli, è la più grande manifestazione dell'amore di Dio. Vai a misurare quel tanto. Dio ha tanto amato il mondo. Pensare che Dio ha amato noi mentre eravamo nel peccato, mentre eravamo stati morsi dal serpente, perché avevamo scelti quella strada, perché eravamo lontani da Dio, bestemmiatori, adulteri, eravamo senza Dio e senza speranza. Ma un giorno Gesù è salito alla croce, gloria al nome del Signore, come serpente, figura di maledizione. Gesù si è fatto maledizione per noi affinché chiunque crede in lui, e questa sera noi possiamo guardare Gesù e ricevere salvezza. Se c'è del serpente, il veleno, se c'è del veleno del serpente nel tuo cuore, nei nostri cuori, nella nostra vita, questa sera possiamo guardare Gesù. Fratelli, non c'è un'altra soluzione, amici cari, non c'è un'altra soluzione, è solo l'amore di Dio. L'uomo ha sempre cercato di arrivare a Dio con i propri, mezzucci, con i propri metodi e con tutto quello che ha cercato di farsi delle religioni. Quante religioni ci sono? Mentre invece Dio ha dato la soluzione, non ce n'è un'altra. Come Mosè innalzò questo serpente, così quando le persone venivano morse dal serpente, era una scelta. Potevano scegliere la soluzione di Dio ed essere salvati. Potevano non credere e dire: ma io non accetto questo, ma io voglio che posso essere salvato in un altro modo, e morivano. E invece stasera noi vogliamo continuare a credere che c'è una sola, gloria a Dio, soluzione, ed è quella che dobbiamo andare a Gesù. Ecco l'amore di Dio. Nel piano di Dio non c'è che l'uomo perisca. Dio ha tanto amato il mondo, e io stasera mi sento di dire: Signore, grazie per il tuo amore. È vero o no, fratelli?
grazie per il tuo amore, grazie per il tuo sacrificio, grazie perché tu mi hai amato per primo, io che ero lontano da te, tu mi hai riconciliato per amore. Gesù è morto sulla croce per noi, affinché la testa del serpente potesse essere schiacciata. Gesù è morto, si è fatto maledizione per noi, perché? Perché ci ama. Tu sei prezioso agli occhi miei ed io ti amo. Dio ti amo. Dio è amore. Leggete il libro del Cantico dei Cantici. Guardate l'amore di Dio verso di noi. L'amore di questo sposo verso la sposa. Che bello sentirsi amati. Bello, no? Sentire che il Signore ci ama giorno dopo giorno, e nel suo grande amore, nel suo piano di redenzione, il Signore non vuole che nessuno se ne perda, e vuole che un giorno, così come stiamo con le nostre famiglie, per il suo grande amore, fratelli, se riusciremo, e io spero e prego che tutti noi persevereremo fino alla fine, amen, sarà solo per il suo amore. Che bello. Il cuore dell'uomo ha un vuoto che cerca di riempire con i piaceri di questa vita e chiama a volte alcuni piaceri illeciti amore. E poi scopre che non è amore, ma è una bolla di sapone, perché il giorno dopo è finito tutto, è passato tutto. E ti resta un'altra volta la mano in bocca, il veleno del serpente che ancora continua a distruggerti e il vuoto nel cuore. Tutti hanno bisogno di essere amati, ma c'è un popolo che ha scoperto la sorgente dell'amore e che vuole continuare a predicare l'amore di Dio. Perché? Perché l'abbiamo provato. E non c'è niente di più bello che sentire l'amore di Dio nel cuore, che riempie il cuore. Dio vuole che nessuno se ne perda, ed egli scrive qui quante volte: vita eterna. Vita eterna, avete visto in pochi versi quante volte è scritto vita eterna, vita eterna, vita eterna. Bene, Dio ci ama così tanto che vuole passare l'eternità con te. Guardate che, non lo so se vi è mai capitato di dire a vostro marito o a vostra moglie, che bello, passeremo l'eternità insieme. Ci fate pure là. No, no, io dico a mia moglie, io lo dico, io voglio stare con te per l'eternità, voglio stare insieme a te. Che bello, no? Consideravo chissà quante volte, mamma mia, Signore, devo stare nell'eternità pure con sto fratello. Vabbè, fratelli, intanto voglio dirvi che nel cielo saremo tutti perfetti, quindi i difetti del vostro pastore non ci saranno più, ve lo garantisco, è scritto nella parola di Dio. Perché il Signore giorno dopo giorno ci modella, ci perfeziona, fino a renderci poi perfetti, perché saremo con Lui. E lì saremo senza peccato, lì saremo senza difetti. Insomma, saremo tutti belli. Leggevo questo testo e vedevo come il Signore nel suo piano glorioso, chi crede in Lui. Dio ha tanto amato il mondo affinché ha dato il suo unigenito figlio. Guarda, ha dato. La manifestazione più grande dell'amore non è ricevere, ma è dare. C'è più gioia nel dare. Lidia ride perché venerdì alla preghiera è venuta qui, il Signore l'ha benedetta, uscendo da qui in macchina mi ha detto: papà, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Quando tu doni, quando ti doni, quando dai, quando ti offri, c'è gioia e amore. E Gesù si è dato, Dio ha dato. Pensate che ha dato Gesù per i tossicodipendenti, ha dato Gesù per coloro che erano alcolizzati e sono alcolizzati, ha dato Gesù per coloro che vivono nell'idolatria, nel peccato. Però li ama così tanto, non da lasciarli in quella condizione, ma da prenderli nel palmo della sua mano e trasformarli, liberarli, cambiarli e poter fargli provare quello che è il vero
amore, riempire il loro cuore che hanno cercato di riempire con la droga e non ci sono riusciti, ma sono rimasti incatenati, schiavi e con il veleno, e non sono riusciti a riempire con l'adulterio o con la fornicazione, ma c'è una sola cosa che riempie il cuore, la presenza e l'amore di Dio. Se il tuo cuore è vuoto stasera, apri il cuore a Gesù, alza la testa, guarda il Calvario, contempla Cristo crocifisso. E tu vedrai che l'amore di Dio inizierà a scendere nel tuo cuore e ti sentirai veramente appagato, felice, sereno, tranquillo. Questo è l'amore di Dio. Leggevo questi testi e consideravo che un giorno un uomo andò da Gesù. E lo voleva mettere alla prova perché Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei. Allora i farisei iniziarono a dire, vabbè, visto che ha chiuso la bocca ai sadducei, noi siamo migliori, mettiamola alla prova. Non avevano capito proprio niente. Un dottore della legge andò da Gesù per metterlo alla prova e disse: Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? E poi gli fu chiesto anche a Gesù: qual è il comandamento più importante? E Gesù disse, e anche quest'uomo poi lo confessò, perché sono due testi negli Evangeli che vengono riportati, uno dalla bocca di quest'uomo e un altro da Gesù. E potete leggere uno in Matteo e uno in Luca. Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore. Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutte le tue forze, con tutta la mente tua. Questo è il primo comandamento e che raggruppa i primi quattro comandamenti del libro dell'Esodo. Ama il Signore Dio tuo, perché se io amo Dio con tutto il mio cuore, ecco, Dio mi ama. Dio mi ama così tanto che ha dato Gesù a morire sulla croce per me, per tirarmi dal peccato, per lavarmi con il sangue dell'agnello, per sciogliere le catene, per togliere la depressione e l'oppressione, per rendermi una persona nuova, farmi nascere di nuovo. E l'amore di Dio nel mio cuore mi porta ad amare Dio prima di ogni cosa, a metterlo al primo posto. E quando io mi innamoro di Dio, allora per me sarà facile non avere altri dio all'infuori dell'Eterno, di Yahweh, del Signore. Allora se io amo Dio con tutto il cuore, non mi sognerò neanche di nominarlo in modo invano, non mi sognerò neanche di non dargli il giusto posto, e potrei continuare, ma io questa sera voglio dire: Signore, continua a manifestare il tuo amore affinché io possa amarti sempre di più. C'è un verso nella Bibbia che dice: ora cosa chiede da te Israele? Che mi chiede, Signore? Qualcuno che sta nuovo in mezzo a noi dice: ecco il cane, voi ci chiedete i soldi? No, non lo preoccupate, non abbiamo bisogno di quelli. Io credo che se facessi un appello stasera, sorella, fratello, amico caro, di cosa hai bisogno? Chissà quante sciocchezze uscirebbero dalla bocca: ho bisogno di questo, bisogno di quell'altro, bisogno di quest'altro. Però il credente negli anni ha imparato che quando c'ha l'amore di Dio, c'ha tutto. Allora noi stasera possiamo sentirci liberi di dire alla presenza di Dio: cosa hai bisogno? Fratello, io ho bisogno che il Signore continui a manifestare il suo amore. Cosa chiede da te il Signore, Israele, se non che tu lo ami? Al capitolo 11 del libro del Deuteronomio è scritto: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, amalo. Alleluia, Signore, noi vogliamo continuare ad amarti. Fratello, sorella, misuriamo quest'amore nei nostri cuori. Io dico: più siamo vicini a Gesù e più sentiamo questo desiderio di amare. Avete mai detto, forse è troppo azzardato dire avete mai detto, cambiamo la parola, stiamo continuando a dire: Signore, ti amo. Alleluia. Credo che tutte le nostre richieste, fratelli, quando ci inginocchiamo, facciamo tante richieste al Signore, no? Ma credo che quando ci inginocchiamo davanti a Dio, la prima cosa che dovremmo dire è: Gesù, ti amo. Amen. Gesù, ti amo. Vi ricordate quando Gesù parlò con Pietro che l'aveva rinnegato? Che disse Gesù? Pietro, mi ami tu? Vi ricordate? Sì. Pietro, mi ami? Pietro, e lo so che hai sbagliato, e lo so che mi hai rinnegato, so tutto, c'è bisogno che insomma ci perdiamo in chiacchiere. Pietro, se tu sei disponibile e disposto, insomma, Pietro,
guardiamoci negli occhi, guardiamo il cuore. Se tu mi ami, tutti gli altri problemi si possono risolvere. È vero o no? Se tu mi ami, tutti gli altri problemi si possono risolvere, perché il problema è il cuore, è l'amore. Qual è il più grande comandamento? Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, e il secondo, ama il prossimo tuo come te stesso. Fratelli, quelli sono tutti concatenati. Se voi andate sempre nella prima lettera di Giovanni, dice: se uno dice io amo Dio, immagino, Signore ti amo perché tu mi hai amato, sono tutti concatenati. Se uno dice di amare Dio ma odia il suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Sono tutti concatenati. Allora, se io vado a Gesù e guardo a Calvario e provo e godo dell'amore di Dio, quell'amore mi darà la forza di amare il Signore, perché noi da soli non siamo capaci di amare, nessuno si è vanti di questo, perché è l'amore di Dio nei nostri cuori che ci spinge ad amare Dio con tutto il cuore. Più siamo vicini a Dio, più siamo vicini al Calvario, più siamo vicini al Signore, e più noi sentiamo l'amore per il Signore, più cerchiamo la sua faccia, più sentiamo quest'amore meraviglioso, e l'amore di Dio in noi ci spinge ad amare Dio e ad amare i fratelli. Fratelli, se iniziamo a vedere che non c'è amore per i fratelli, allora vuol dire che non amiamo neanche il Signore, che sono probabilmente chiacchiere, come dice il buon Archetto, le chiacchiere stanno a zero. Ah, le chiacchiere stanno a zero. Ma che dobbiamo fare allora, Signore, se noi vediamo che nel nostro cuore, vedete, c'è un termometro che ci misura, no? La temperatura del corpo. Per cui tu sì, ti puoi vedere a Caldano, ma poi vai e ricorri a mezzo per vedere, fratelli, bene, c'è un termometro spirituale che è l'amore. Allora, vedi nel cuore se c'è amore per i fratelli. Se ti sta iniziando a sorgere qualche problema per cui non riesci ad amare i fratelli, non cercare di risolverlo il problema tra te e il fratello per prima cosa. Alleluia. Ma vai ai piedi del Signore, perché quando vai ai piedi del Signore, il Signore ti benedice, ti aiuta lì in quel momento. Dice: fratello, ma che stai dicendo? Non è contro la parola. Quando tu stai offrendo la tua offerta sull'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia, non sto parlando di questo, di servizio o di offerta, ma sto parlando che quando stai ai piedi di Dio e senti il suo amore, non ti è mai capitato che sei amareggiato, sei afflitto per qualche cattivazione, per qualche problema, per qualche circostanza? Tu vai ai piedi del Signore, Dio ti tocca, ti benedice, tu ti rialzi e non senti più quell'amarezza nel cuore, e ti viene più facile di dire: fratello, scusami, fratello, perdonami, perché hai provato l'amore di Dio. Fratello, ma quello mi ha fatto questo, ha fatto quello, quella parola non la doveva dire, non si doveva permettere. Ma perché tu che hai fatto a Dio? Che hai fatto a Gesù? Ma noi che abbiamo fatto al Signore? Se il Signore ci voleva trattare come noi stiamo a volte trattando i nostri fratelli, ma fratello, ma oggi dove saremmo noi? Ma chi avrebbe cantato stasera? Ma chi poteva offrire il servizio al Signore? Saremmo nel peccato. Ma il Signore non ha guardato la nostra miseria mentre eravamo peccatori. Cristo è morto per noi. E allora, come Dio ci ha amato, non pretendendo nulla, allora noi dobbiamo amarci l'uno con l'altro. Subito dopo viene raccontata proprio quel testo in cui quell'uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, si imbatté in dei ladroni che lo lasciarono lì mezzo morto, e che poi di lì passò un sacerdote, e che bell'amore, il sacerdote se ne andò dall'altra parte. Questo è amore, essere indifferente ai bisogni degli altri, ad aiutarli. Passò quelle vita, che avrebbe dovuto fermarsi, e invece passò dall'altra parte. Però lì passò il samaritano, si fermò, raccolse quell'uomo, curò le sue ferite, lo mise sulla propria cavalcatura, lo portò alla locanda, pagò il prezzo. E questa è una bellissima figura di Gesù Cristo, che un giorno per amore ci ha raccolto.
non ci ha lasciato lì, e un giorno ci ha trasportati nella sua casa, dove lo Spirito Santo si è preso cura di noi, dove Gesù ha continuato a prendersi cura di noi e si sta ancora prendendo cura di noi. E quante volte Gesù per amore fascia le nostre ferite, è vero o no, fratelli? Chi ha fasciato la ferita del nostro cuore? Ma quanto è bello considerare che quella locanda è anche una bellissima figura della Chiesa, dove ognuno fa la propria parte. Quando entra qualcuno ferito, mezzo morto, fratelli, la casa di Dio non deve essere usata come un albergo, ma noi dobbiamo vivere nella casa del Signore, godere della comunione fraterna. La Chiesa del Signore, se è Chiesa, gode della comunione fraterna. Ci si ama, ci si stima, ci si rispetta, si vive insieme con e per amore. Come fai a lavorare vicino al tuo fratello e a curare quella ferita? Ti immagini che vai in ospedale, beh, oggi lasciamo stassano le riprendenti, meglio che non dico certe cose, no, ma arresta. Ma tu vai in ospedale e trovi due infermieri che al posto di curarti stanno lì e litigano tra di loro. Iniziano a litigare a chi è da fare, sì. Vabbè, oggi che qualcuno litiga per chi non l'ha da fare, non fa fatica all'altro. Ma questa è un'altra cosa. Ma nella casa di Dio c'è armonia. L'uno prende una cosa, l'altro ne fa un'altra. Secondo la chiamata che il Signore ha, ci ha rivolti insieme per amore. Si serve Dio per amore, no, fratelli? Perché stiamo cantando? Perché insegniamo alla scuola domenicale? Perché evangelizziamo? Perché facciamo tutto quello che facciamo nella casa del Signore? Per amore delle anime nuove. È vero o no, fratelli? Che faremo senza l'amore? Dio ci dice di amare coloro che ci dona, e ogni anima che entra in questa chiesa, gloria a Dio, noi siamo responsabili e lo dobbiamo curare per amore. E allora l'amore di Dio nei nostri cuori ci porta ad amare Dio, ma ci porta ad amare l'opera di Dio, ci porta ad amare i fratelli, le sorelle. Quando leggo questi testi che ci incoraggiano ad amare, carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Figliuoli, non amiamo a parole con la lingua, ma con i fatti e in verità. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché? Perché amiamo i fratelli. Poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino, che era malvagio e uccise suo fratello Abele. Perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Fratelli, il mondo ci odia, non vi meravigliate. Lì fuori c'è l'odio, qua dentro ci deve essere l'amore di Dio. L'amore di Dio che ci spinge a volerci bene, ad amarci, a salutarci con un santo bacio, ad abbracciarci. Ma chi farebbe quello che facciamo se non fosse per l'amore di Dio? Se non fossimo spinti dall'amore, dalla passione dei fratelli, delle anime, dall'amore di Gesù, chi potrebbe curare? Chi potrebbe fasciare? Chi potrebbe abbracciare un proprio simile, con carattere differente, con famiglie differenti, con modi differenti? Qua siamo 5 persone lì da casa e a volte ci capiamo, ci troviamo, pure si matrimonia. Non cambia niente. Figuriamoci in una chiesa di 100-150 persone. Quello che ci tiene uniti, alleluia, è l'amore. Allora ecco l'opera del nemico, che cerca di spruzzare veleno per far sì che venga dissipato e sparisca l'amore. E quando il diavolo ti ha tolto l'amore per Dio, l'amore per l'opera di Dio, l'amore per la tua chiesa, l'amore per le anime nuove, l'amore per i fratelli, non c'è bisogno che ti porterà all'inferno, già sei all'inferno. Ma quando invece senti l'amore per il Signore, l'amore per l'opera di Dio, l'amore per le anime nuove, l'amore per i fratelli e per le sorelle, allora già stiamo in paradiso. Grazie Gesù.
cosa vogliamo dire alla conclusione di questa parola? Io mi sento solo di chiudere gli occhi e dire: Signore, grazie per il tuo amore. Possiamo chiudere i nostri occhi? Possiamo inginocchiarci? Possiamo dire insieme: grazie per il tuo amore, grazie per il tuo sacrificio. Alza, alza la testa, guarda, guarda Gesù che è morto per te. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, non pensare di avere altre soluzioni. Gloria al tuo Dio, ti ama, Dio ha dato Gesù. Se tu guardi Gesù e chiedi perdono dei tuoi peccati, il sangue di Gesù ti lava e devi mettere il suo amore nel tuo cuore. Gloria al tuo nome. Una delle prime cose che avviene quando ci allontaniamo da Gesù, viene a mancare l'amore. Viene meno l'amore, iniziamo a non sentire più l'amore che sentivamo una volta. Gloria al e Gesù dovette riprendere la chiesa di Efeso dicendo: tu hai perso il primo amore, tu hai perso il primo amore. Puoi giustificare, puoi accampare scuse, puoi prendertela con questo o quell'altro. Il problema è il tuo rapporto con Dio. Se ci volessimo amare perché noi siamo bravi, nessuno di noi riuscirebbe ad amare. Ma se ci riusciamo ad amare, ad abbracciare sinceramente, è perché sentiamo l'amore di Dio nei nostri cuori. E un giorno, fratelli, riceveremo, alleluia, la vita eterna. Gloria al tuo nome. Chi crede in Lui non perisce ma vita eterna. Alleluia. Com'è bello amare il fratello. Gloria al tuo nome. Com'è bello amare Dio. Com'è bello sentire l'amore di Dio nel nostro cuore. Alleluia. Non amate il mondo. Lì fuori c'è odio, vendetta, supremazia, arroganza, falsità. Ma nella casa del Signore deve esserci l'amore. Amen, alleluia. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Alleluia. Signore, vogliamo amarti con tutto il cuore. Amen. Vogliamo amare il nostro prossimo, Signore. Vogliamo amarci l'uno con gli altri. Gloria a te. Gloria al tuo nome. Signore, espande il tuo spirito. Gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome. Dio ti ama. Amen, alleluia. Dio ti ama. Dio vuole farti provare il suo amore. Le grandi acque non possono sommergere l'amore di Dio. Quante volte delle acque tempestose sono venute nella nostra vita, nelle nostre case e anche nelle nostre chiese, ma non hanno potuto sommergere l'amore di Dio, perché Dio è amore. Chi vuole provare l'amore di Dio? Chi vuole farsi riempire d'amore? Non vado fuori dottrina, perché la parola battesimo significa immersione, ma mi sento di pregare: Signore, battezzaci nell'amore, immergici nell'amore, che il 2015 sia un anno ripieno di amore. Amore per la parola, amore per la grazia di Dio, amore per le anime, amore per la Chiesa, amore per il servizio. Il diavolo ti sta rubando questo dal cuore. Non permetterglielo, perché non c'è niente di più bello che avere amore nel cuore.
ciò che c'è dentro. C'è l'amore, si vede? L'insegna che stendi su di me è amore. Grazie Signore. Ed ora la grazia del nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù, l'amore di Dio e il nostro Padre Celeste, la comunione dello Spirito Santo, siano e restino con tutti noi, con le nostre famiglie, con tutto il popolo di Dio, da ora in eterno. Amen.